Bene, dunque, vi presento questa nuova antologia, magari un'emozione. L'emotività è una delle caratteristiche individuali per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questa antologia. Per nulla strutturata sotto il profilo simmetrico, la composizione delle varie sezioni in cui essa è organizzata viene proposta come una serie di tasselli selezionati in base all'unico criterio della emozione. In apparenza latente, ma poi subito scoppiettante agli occhi di chi ne sappia leggere i fatti primitivi. Poesia, narrativa e arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, recitazione e musica, si intrecciano, si sovrappongono, si amalgano, infine nella dinamica volutamente scomposta che articola le pagine di questo libro. Tutto è cominciato nel 2007, quando vide la luce il primo volume, realizzato con i pochi contributi messi a disposizione da aziende locali e da uno sparuto nugolo di artisti disposti a impegnare qualche loro risorsa sulla accattivante idea di vedere pubblicata una loro opera. Poi, una lunga storia di piccoli ma continui successi, che ha costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi 4 anni sono state gratificate dalla partecipazione alle edizioni Book City e lo scorso anno hanno avuto il privilegio di essere mostrate in pubblico nel Big Stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Magari un'emozione. Magari un'emozione edita dalla giovane e competente intraprendente Maria Pia Cianchi, con proprietaria della casa editrice Il Sestante, sarà anche questa volta al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche e luoghi di incontri pubblici, partendo come sempre appunto dal Book City 2019. Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale, e sappiamo che voi lettori sarete disposti a valutare favorevolmente le opere proposte da tanti artisti presenti nel volume. Bandire le pastoie accademiche che Ferdinando Martini contrastò e che in precedenza Francesco De Sanctis e Pasquale Villari, pur provenendo dalla scuola di quell'insigne giurista ma straordinario seccatore che fu marchese Basilio Puoti, avevano condannato, le nostre attuali proposte si slanceranno verso un percorso di sicuro respiro, con l'audacia dei poeti in cui sorride l'ideale di un'arte nuova, in quest'epoca che si è dischiusa al mondo sotto il segno della globalizzazione. Anche nella parte letteraria sono state aperte nuove vie, ma occorre certamente che tutti coloro cui ferve il seno il fuoco sacro siano incoraggiati a scendere in campo aperto e misurarsi come in un torneo ad armi cortesi. Con tali intendimenti abbiamo voluto offrire alle nuove promesse delle arti un mezzo per uscire dalla penombra o addirittura dal silenzio ed essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, ove i migliori saranno facilmente individuati dal pubblico dei lettori, che sapere distinguere il grano dall'olio e che riconoscerà, in taluni dei novelli argonauti, i protagonisti di non lontane affermazioni di indubbio valore. Grazie. Ora adesso la musica. Grazie. 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 Grazie.